Buongiorno a tutti amici e bentornati sul canale di Raffia la Grande. Ragazzi, oggi andremo a fare una buonissima Torta tigrata. super golosa, sofficissima, buonissima, tutte lì ce l'ha, bella anche da vedere. Partiamo subito con il nostro sfondo, ragazzi. Guardate che bella giornata che oggi, guardate che bella giornata di natura con gli alberi che si muovono, aria pura. Va bene, ma scherziamo comunque. Torniamo alla nostra ricetta. Allora, per fare questa buonissima torta ci vogliono 4 uova intere, 200 g di zucchero semolato, 275 g di farina 00 più 25 g di farina che metteremo dopo, 150 g di olio di semi. Qui dentro c'è anche 100 g di acqua a temperatura ambiente, 3 bei cucchiaioni di Nutella. In questa coppettina piccolina ci sono una bustina di vanillina più una bustina di lievito vanigliato, una tortiera da 24 cm che ho già imburrato, infarinato e sotto ci ho messo la carta da forno e poi una doppia coppa che ci servirà per dividere il nostro impasto. Partiamo subito con le uova e lo zucchero. Facciamo diventare il tutto molto spumoso. Allora, una volta che è diventato molto spumoso, inseriamo olio e acqua. Adesso piano piano inseriamo la farina, scusate, i 275 grammi di farina. Adesso inseriamo vaniglina e lievito. Allora ragazzi, fatto ciò, adesso dobbiamo inserire nell'altra coppetta metà del nostro impasto. Ragazzi, abbiamo diviso l'impasto, quindi che dobbiamo fare adesso? In una coppetta dobbiamo inserire i 25 grammi della nostra farina e continuare a mescolare il tutto, mentre nell'altra dobbiamo inserire 3 bei cucchiaioni di Nutella. Che abbiamo inserito la Nutella, ovviamente mescoliamo anche questo. Quindi abbiamo diviso bianco e nero. Adesso prendiamo la nostra teglia che abbiamo già imburrato, infarinato, inserito un po' di carta da forno sotto. Con il cucchiaio prendiamo 3 impasti e lo inseriamo al centro, cioè 3 cucchiai di impasto, scusate. 2 e 3. Lasciamo il bianco prendiamo quello nero e inseriamo sempre al centro 2 cucchiai. Continuiamo così. Dopo che abbiamo finito di formare l'impasto bianco-nero, nero-bianco, inforniamo a 180 gradi per 40 minuti forno statico. Abbiamo sfornato la nostra torta tigrata, ragazzi, e guardate che bella che è. Adesso vediamo internamente com'è venuta. Guardate quanto è soffice, non scherzavo. Guardate. Che carina, guardate la nostra tigre! Guardate quanto è bella! È di una bontà indescrivibile! Guardate quanto è soffice! State vedendo? Beh, mi raccomando che questa colazione a merenda è buonissima!
Spolliciamola grande come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!